oltre ad un buon rilascio, dobbiamo curare anche la parte della mano dell'arco. La parte della mano dell'arco, mettiamoci in posizione, io spingo in questa posizione, spingo e poi rilascio. Spingo, rilascio. E il polso da così si deve rilasciare. Rivediamolo. Spingo, rilascio. Spingo, rilascio. Ok? E anche questa è una cosa da imparare e ci si perde il tempo necessario. Successivamente dobbiamo curare moltissimo il rilascio. Per curare il rilascio possiamo togliere finalmente la finta corda e provare ad ottenere un buon rilascio. Come si ottiene un buon rilascio? Beh, intanto si prende con le dita. In questa fase possiamo anche non utilizzare la fatta dita. Prendi pure in questa posizione. Benissimo. Il vostro istruttore rilascia. Vedete, le dita devono rilassarsi e ritornare nella stessa posizione. Rilascia. Molto bene. Prendi la corda, ora andiamo in ancoraggio. Supera il gomito. Vai pure in ancoraggio. In ancoraggio, supera il gomito. Rilascia. Perfetto. E potete benissimo fare questa attività. Ancoraggio. Rilascia. Benissimo, avete visto, le dita ritornano in posizione e il rilascio deve scorrere sul viso. Molto bene. Questo è un buon rilascio. Dopo questo rilascio possiamo passare alla mano dell'arco, prendi pure poco, così al massimo, lascia pure. Molto bene. Io sono qua a tenerlo. Molto bene. Perfetto. Anche questo, come vedete, il polso si rilassa all'istante, via, e le dita ritornano in posizione. Dopo che finalmente siamo riusciti a ottenere tutti questi buoni risultati, possiamo scoccare finalmente la prima freccia.